Salernitana Roma 1-2 ed è questo il risultato della partita che si è appena conclusa allo stadio Arechi di Salerno, dove purtroppo la squadra granata non è riuscita a raggiungere l'obiettivo 3 punti. E si conclude quindi così la 22esima giornata di campionato di Serie A. Io sono Ilaria Cuomo e questo è Offside. Benvenute e benvenuti. Un saluto anche ai miei compagni di avventura, i giornalisti sportivi Enrico Scapaticci. Ciao Ilaria, buonasera a tutti. Più che compagni di avventura, questa stagione di siamo di disavventura. E Carmine Quaglia. Buonasera, buonasera a tutti. Come ogni partita in casa che si rispetti, sarà con noi anche il giornalista sportivo Filippo Notari, che è presente lì all'Arechi e da qui a poco lo ascolteremo, perché lì, proprio per dare voce a tutti i tifosi che hanno assistito in live, quindi in loco, la partita e ascoltare i loro commenti a caldo. Noi però abbiamo i telefoni scottanti, perché abbiamo già diverse telefonate in coda. Io vi ricordo quindi il nostro numero 089 25 24 86, oppure potete commentarci all'apposito post di Facebook di Granatissimi, perché nel corso della diretta leggeremo i vostri commenti. Inoltre potete anche inviare un WhatsApp al numero 342 87 25 223. Una Salernitana che ha sicuramente onorato il campo, ma i 3 punti erano veramente di vitale importanza in questo momento in termini di classifica. Purtroppo sì, hai ragione, hai sintetizzato nel miglior modo possibile la situazione. Purtroppo è un'altra occasione buttata alle ortiche, perché la Roma, vista soprattutto nel primo tempo, ma nel complesso di questa gara, è sembrata davvero poca cosa. Però Enrico, tra poco torno da te, perché abbiamo Filippo, un piccolo tweet da parte tua, Carmine. Sì, rinnovo un po' le sensazioni, è un'altra chance sprecata, ma parleremo anche di quello che può essere il futuro di Filippo Inzaghi, perché comunque vediamo una squadra che ha poca euforia nel pensare in grande nell'obiettivo salvezza, al netto poi di un mercato che comunque per ora non ha sortito gli effetti sperati. La linea Filippo, i dati lo condannano. Su 14 partite ne ha perse 9. Ma andremo ad approfondire anche questo aspetto nel corso della puntata. Adesso salutiamo Filippo Notari, che vi ricordo è lì presente allo stadio di Via Salvatore Allende. Ciao Filippo! Eccoci qui Ilaria, ciao, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai telespettatori che ci seguono su 8 Channel. Diamo subito la voce ai tifosi che stanno abbandonando in questi istanti l'Arechi. Dicevamo fuori onda, una partita gagliarda, ma non è bastata. Purtroppo non è bastata, la solita amnesia difensiva ci ha condizionato tutta la partita. Il rigore pare che ci sia. Comunque alla squadra almeno oggi non si può dire niente, c'è sempre l'inconsistenza in attacco, i ragazzi si sono impegnati e ripeto, veramente oggi non possiamo dire niente, è un poco di sfortuna e purtroppo non c'è nulla da dire, rimane l'amaro in bocca per la prestazione che c'è stata e la solita sconfitta che adesso ti taglia le gambe. Il mercato è quasi al termine, speriamo arrivi qualcuno e crediamoci sempre fino alla fine, forza Salernità. Si fa difficile per la Salernitana. È stata buona. Si sperava in un risultato diverso. C'è poca voglia di parlare da parte dei tifosi, noi proviamo a coinvolgere qualche altro, una Salernitana che ha provato in tutti i modi a farcela, ma non è bastato. Non è bastato, ma lo fa. Troppo inconsistente in attacco forse. Siamo delusi. Ancora qualche altro tifoso, Ilaria, prima di restituirvi la linea. Una cosa, lo vedete? È per piacere, ma chi se ne ha da sapere a nessuna parte? Ma come si fa a togliere da un Basic e si fa entrare un Lovato? Cioè non è possibile, oggi abbiamo visto la morte del calcio. Io non accuso mai Mister, ma stavolta Inzaghi è fatto proprio dei cambi vergognosamente vergognosi. Non esiste. Deve andare via Inzaghi subito, non capisce nulla. La gestione dei cambi che è contestata. Sì, ma il fratello è molto molto meglio. Però forse sta pagando anche un'inconsistenza in attacco da parte della squadra. Questo è vero, però ma
stasera proprio a dimostrare che i cambi non ha rovinato con i cambi. Sì, mi deve andare a raccogliere le banane. Proviamo ad addolcire un po' il tiro. Ovviamente abbiamo avuto sempre la sfortuna dei gol di contro. Sì, mi pure non si può guardare, là davanti ha sbagliato un gol fatto. Inzaghi ha fatto dei cambi orrendi, Basic che era il giocatore che stava dando qualità al centrocampo e l'ha tolto, quindi è finita così. Una partita speciale per te, cappellino della Roma, sciarpa della Salernitana, dici un po'. Che partita è stata? Il cuore diviso in due? Una partita molto bella, però potevamo fare tiri molto più dritti, molto... Quindi sei d'accordo che la Salernitana lì davanti non è stata proprio impeccabile? Sì. Chiediamo anche al papà un commento, c'è tanta amarezza per i tifosi della Salernitana, si sperava in qualcosa in più per ricominciare questa salvezza? Io penso che ci vogliono giocatori seri. Giocatori veramente adatti al gioco. Quando io vedo un progetto andare a scendere e non a salire, secondo me. Proviamo a chiedere un commento anche tifoso della Roma. Stasera è stata una partita sofferta per i giallorossi. Molto sofferta, sì. Comunque complimenti alla Salernitana. Speriamo che per le prossime partite possa rimanere in Serie A. Cosa è mancato alla Salernitana da spettatore, diciamo, che l'ha vista in maniera forse anche più obiettiva e avendo il cuore giallorosso? Beh, la Salernitana deve essere più determinata, più cattiveria, però la squadra c'è. Da dove venite? Da Salerno. Perfetto. Vuoi dirci qualcosa prima di restituire la linea allo studio? La Roma ha fatto una bella giocata, per me è più bella. Sei contento? Però la Salernitana mi dispiace. Bene così, bene, questo è lo spirito giusto di vivere le partite, di vivere lo sport. Ilaria, ti restituisco la linea, tra poco. Grazie Filippo, tra pochissimo ritorneremo da te. Possiamo dire che veramente in realtà i bambini non perdono occasione di dimostrarci veramente i veri valori del calcio e come si affrontano anche delle dure sconfitte. È un periodo, anzi una stagione così nefasta per la nostra squadra granata. Sì, e anche più educati, perché prima c'è stata un'espressione che francamente ci teniamo davvero lontani da quello che è stato espresso da un tifoso che usciva dallo stadio. E, tornando poi su quello che è stato anche il se match, comprendiamo l'amarezza, quello la sì, però arrivare sì, a dire sì, quello a, che a volte insomma, si, per cortesia si dovrebbe evitare di scantonare, però certo c'è rabbia, c'è delusione, c'è come dire, c'è tanta amarezza anche per come sta andando questa stagione. E la fotografia è anche l'11 iniziale di stasera, la fotografia di come questa squadra sia praticamente allo sbando, perché se Inzaghi, con tutti i limiti, perché poi parleremo della posizione di Inzaghi, sono stato accusato di essere stato molto duro già in occasione della precedente partita, perché avevo, tra virgolette, rimproverato i miei colleghi di non aver chiesto, i nostri colleghi in sala stampa, di non aver chiesto a Inzaghi se si sentiva o meno in discussione dopo la penultima sconfitta. Sarei curioso di appunto riproporre, se venisse proposta questa domanda stasera. Ma detto questo, a proposito dell'organico, sì, se tu giochi con un 11 titolare nel quale sono presenti due giocatori che non facevano minimamente parte del progetto tecnico e nel frattempo squadra, guardiamo anche ecco, la classifica, guardiamo e purtroppo quindi l'impietosa classifica, mi riferisco appunto a Simi e anche allo stesso Sambià, in più hai utilizzato nell'11 iniziale per carenza di alternative un giocatore con la valigia pronta,
Daniliuk e un altro poi è subentrato, Lovato, anche lui probabilmente destinato, anzi certamente destinato a cambiare aria. Questo sta a testimoniare quanti errori, quante leggerezze sono state commesse, quanta supponenza c'è anche stata e comunque il fatto di aver sprecato praticamente l'intero mese di gennaio non facendo mercato e consegnando appunto a Inzaghi una rosa che è improponibile per la Serie A, anche al cospetto di una Roma che praticamente per 45 minuti è stata inesistente. Abbiamo un amico da casa. Due volte in porta in occasione dei due gol. Poi, cioè sul calcio torno da te, Carmine. Diamo e sulla rete del 2-0. Voce al nostro amico da casa. Ciao, buonasera, chi parla? Sono Mimmo, buon lavoro e buona serata a tutti voi. Ciao Mimmo, buonasera a te, prego. Volevo sottolineare, ma come si fa in Serie A a fare stoppare una palla e fargli fare 5 metri avanti, 6 metri avanti? La qualità dei calciatori, ma stiamo pensando se l'ha fatta di tutti i colori. Ma noi sì, ce la possiamo anche prendere con i gialli, ma li vediamo tecnicamente? Si sono trovati 3-4 volte davanti al portiere il primo tempo. Proprio la qualità del calciatore, cioè non ne ha azzeccata uno che sia uno di questi qua, e che andrebbe stare in mezzo a un deserto, per favore, noi vogliamo dirle le cose come stanno, perché sennò continuiamo a volerci nascondere dietro a qualcosa. Io sono rimasto malissimo perché questa era una Roma battibilissima stasera, fare mettere il risultato al sicuro il primo tempo se le condizioni c'erano, ma quando ti presenti due o tre volte davanti al portiere e gliela dai dalle mani perché non ce la fai manco a tirare, e quindi è la qualità dei calciatori che purtroppo è un disastro. L'attacco non c'è una punta, non c'è una punta vera per la Serie A. Io magari farei un miracolo questi due o tre giorni, ma la delusione sta nel fatto che davanti alla porta ci arrivi. Ma il problema soprattutto è tecnico, nel senso che non sono palleggiatori, nessuno sa mettere la palla e la porta sempre 3-4 metri più avanti e la perde. 3-4 metri più avanti vuol dire che è proprio una carenza tecnica e si mira il passato, non si mira il presente. Grazie, grazie mille Mimmo, scusi, grazie. È la delusione che mi fa parlare con lei. Ha assolutamente ragione, perché abbiamo in realtà, siamo tutti amareggiati ma soprattutto delusi, a maggior ragione proprio perché la Salernitana in questa stagione bene non ha fatto. No, si parlava Ilaria, male, malissimo, cioè dobbiamo dire le cose come stanno, perché se ci si trova a disputare la quarta partita del 2024 con questo organico, sapendo da mesi, forse da anni, che si doveva disputare la Coppa d'Africa e quindi avresti perso i due giocatori che potevano diventare tre se Dia fosse stato fisicamente in condizione di partecipare a questa competizione, hai già in partenza la peggiore difesa e hai anche il secondo peggiore attacco, e probabilmente, come diceva anche il telespettatore prima, poco o nulla in fase anche di costruzione a centrocampo. Francamente è un'offesa, una mortificazione per i 18.000 che erano presenti stasera sulle tribune della Rechi, vedere una squadra così ridotta male. Insomma, al di là degli errori che comunque ci sono state, le scelte sbagliate anche delle sostituzioni però, da parte di Inzaghi, e chiudo perché scusami, sei on fire questa sera, sei arrabbiatissimo. Poi chiudo perché stavo vedendo in bassa frequenza le immagini ancora della partita, gli highlights, e poi chiudo perché non possiamo anche soprassedere su questo, sulla chirurgica, come l'ho definita a caldo, direzione arbitrale di Bello. Ma che sta diventando un alibi però, no, ormai no, sta diventando, non voglio che dire, ogni giorno è uno, Carmine, degli aspetti. Ma oggi non il calcio di rigore non è la causa, però è chiaro che se tutte le decisioni arbitrali, anche quelle tutto sommato borderline, vengono orientate in una direzione, è chiaro che poi alla fine, come dire, combatti tra virgolette anche contro l'arbitro. Non è stato determinante come in altre circostanze. Ecco, però allora noi abbiamo però un altro di episodi discutibili, così ce ne sono stati diversi. Dopo insomma, andiamo anche da Carmine, perché sì, non ti abbiamo ancora ascoltato, no, questa più sera che altro.
aspetta, sì, un attimo. La telefonata. Buonasera, sì. 30 secondi per dire qualcosina rispetto a questa nefasta partita. Chi parla? Sono Vincenzo. Ciao Vincenzo, prego. Il dottor Scapavicci già ha anticipato praticamente un po' tutti di quello che io volevo dire. Comunque era una partita da chiudere a rispetto, perché abbiamo avuto un sacco di occasioni. Candreva ne ha sbagliate praticamente tre. Non possiamo assolutamente, contro una squadra come la Roma di stasera, perdere una partita, assolutamente. È una partita da chiudere già il primo tempo. Poi non parliamo praticamente dei cambi che ha fatto Inzaghi praticamente, secondo me, se continua così è meglio che va via, è meglio che mettiamo qualsiasi altro allenatore. Cioè, io non riesco a capire dove vogliamo andare a parare. Se si sta giocando per scendere, che noi vogliamo scendere, perché la politica è inutile, andiamo a comprare praticamente difensori quando noi teniamo un problema che poi non riusciamo a segnare. I difensori praticamente, Pirola sta per entrare, Fazio pure praticamente sta per entrare, quindi assolutamente non c'era assolutamente bisogno di prendere Boateng, che non gioca da 7 mesi, e a prendere un difensore che non gioca da 7 mesi, e non abbiamo preso un attaccante. Questo praticamente la dice praticamente lunga su quali sono le intenzioni del Presidente. Grazie, grazie mille Vincenzo, grazie. Allora, prima di andare da Filippo, sì. Carmine, una breve antedisamina, vorrei sì. partire però da te, così da sì. Seguire un percorso lineare rispetto sì, poi sì, al sì, tuo sì. commento, da quello che è stato poi anche il commento dei tifosi, dove principalmente sono partiti dall'allenatore. Quindi vorrei partire da te. L'ho detto anch'io, la prima cosa che ho detto è chiaro che sul banco degli imputati ci finisce anche Filippo Inzaghi. Però volendo nel primo tempo, proprio per le occasioni che la Salernitana ha creato, il piano partita, il suo sviluppo l'aveva creato. Ma hai giocato con i morti! Avrei Carmine, giocato anche hai giocato con i morti, calciatori, cioè con una squadra che andava a tre allora. Ma intanto hai bloccato la Roma, non riusciva a sfondare e tu in ripartenza hai creato tre nitide occasioni e la qualità ti è mancata, come per tutto il campionato. Quindi al netto, e l'ho detto anch'io, che Filippo Inzaghi è sul banco degli imputati perché la gestione del finale non è stata certamente delle migliori, per quello che riguarda anche l'atteggiamento, la voglia, arrivarci, creare le condizioni per vincerla, per pareggiarla, non c'è la squadra per creare queste condizioni, ma nel primo tempo, in vantaggio, con questa tattica, ovvero di chiudersi e ripartire, aveva creato le sue condizioni. E questo è il primo capitolo, poi torno stagione da te, scusami, perché abbiamo Filippo, okay. Perché abbiamo diversi tifosi che stanno poi tornando giustamente a casa. Filippo, passiamo da Filippo Inzaghi e noi andiamo dal nostro Filippo Notari, che preferiamo molto. Di più. Rieccoci, l'aria troppo buona, forse spero che anche per i tifosi sia così, dicevano preferiamo Filippo Notari a Filippo Inzaghi, è finito un però, po' sulla graticola il mister. Beh, infatti ci ha azzeccato alla grande, io infatti sto qua per dire che secondo me Inzaghi è a casa, insieme a Igumenzi, a casa, Simi, a casa, non serve a niente. Speriamo che finisce presto questa campagna acquisti e poi dopo tiriamo le somme, perché si stanno portando alla fine proprio senza forze. È inutile attaccarsi all'alibi della squadra che ha giocato, in sintesi. Ma la squadra ha giocato per quello che poteva fare, poi se i soldi errori di incompetenza oltretutto ci fanno perdere le partite. Sono 4 partite con gli stessi errori, quindi noi non ce lo spieghiamo questa cosa. Poi sono 2 gol a partita, la media la stiamo mantenendo perfettamente. Finì. Bene, Ilaria, ti restituisco la linea. De Rossi. Però abbiamo in conferenza stampa l'allenatore della Roma, molto Daniele De Rossi, ascoltiamolo. Affinché loro spostandosi creino degli spazi per farlo giocare in maniera più consona a quelle che sono le sue caratteristiche e qualità, insomma più diciamo da trequartista spostato un po' a destra, seconda punta, poi lui ha libertà di movimento, io non gli dico di stare in un punto ben preciso, però loro erano bravi a chiudere gli spazi e in uno che, per un giocatore che gioca tra le linee come lui non era facile oggi trovare le soluzioni. Roberto, il microfono
Buonasera Daniele. Ciao. Conoscendo più o meno la mentalità che si cerca di portare, immagino, dentro la Roma, questo è stato un successo un po' casuale per come è venuto nella dinamica della partita. E con questo, quanto manca a vedere ancora qualcosa di Daniele De Rossi dentro la Roma, anche se le vittorie ovviamente sono benzina preziosa? Ma direi che 16, oggi che è 20, 28, 29, 12 giorni sono un po' pochi, però sicuramente anche quando c'è qualcosa di negativo si vede qualcosa di me. Come hai detto che si è visto qualcosa di me nel primo tempo col Verona, ne sono stato felice, e anche quando si gioca meno bene, evidentemente per certi versi sarò stato meno bravo a trasmettere determinate idee o a preparare la partita o a allenarli. Fa parte del pacchetto, però poi dopo io preparando questa partita ho guardato Salernitana-Milan, ho guardato Salernitana-Lazio, ho guardato Napoli-Salernitana, ho guardato Salernitana-Juve. E allora dovremmo chiedere quanto c'è di a tutti quegli allenatori dentro le loro squadre che hanno fatto delle vittorie casuali, non è il termine giusto secondo me, ma sofferte, perché poi noi eravamo andati sul 2-0, lì a quel punto c'era bisogno di tanto, tanto fosforo in più, tanta attenzione in più, che poi abbiamo riacquisito sul 2-1, però qui si soffre, questa è una squadra forte, io devo essere bravo a lavorare ancora meglio per far sì che veremo in futuro a fare queste partite e faremo vedere la differenza reale che c'è fra noi e loro. Sono una bella squadra, ma secondo me c'è più differenza di quella che si è visto oggi, e quindi devo essere bravo io ad allenare i giocatori per poterla mettere in campo. Daniele, sono qua. Un episodio, non so se hai rivisto il gol loro, perché al di là di quello che dicevi anche in televisione, no, del fatto di piazzarsi poi con la difesa 3 o con la difesa 2 in mezzo all'area è complicato adattarsi, però Cristante si è fatto scivolare alle spalle Castagnossi che è entrato dentro e non l'ha seguito, è un difetto che la Roma ha già palesato in altre partite. E poi ti volevo chiedere se dal punto di vista della condizione atletica noti ancora delle difficoltà, perché anche stavolta nel secondo tempo, poi dopo il loro gol ovviamente hanno intensificato un po', e la Roma non sembrava avere più la gamba per uscire. Ma guarda, attaccarsi alla condizione atletica sembra quasi come cercare alibi, quindi non mi piace. Sul gol abbiamo sbagliato come sul gol contro il Verona, che magari frettolosamente qualcuno di voi l'ha accollata al portiere, ma in quell'azione ci stanno altri 3-4 errori secondo me, per quello che vedo io in campo. Magari senza quegli errori Forluscio non sarebbe arrivato a tirare in porta. E anche oggi secondo me non dobbiamo perdere palla, non dobbiamo farli ripartire, dobbiamo metterci meglio, dobbiamo essere più aggressivi sul cross. Poi Brian magari si può mettere più da vertice e guardare più il giocatore che gli sfila alle spalle. L'ho rivisto di corsa mentre facevo l'intervista di là, quindi prima di dare un giudizio vorrei rivederlo bene. Però è logico che ci sono degli errori, purtroppo spesso si viene a valutare l'ultima parte del gol, ma secondo me c'è un lavoro di squadra che evidentemente non è stato perfetto. Come è risalita l'attenzione, perché ci siamo un po' messi paura sul 2-1 e su quei cross non passava più neanche uno spillo. A volte bisogna pensare che sul 2-0 si sta ancora 0-0, le solite frasi, però ogni tanto uno abbassa un pochino la tensione e squadre con giocatori come quelli che c'ha la Salernitana ti castigano. Salve mister Mongello, il Quotidiano del Sud. Io le chiedo, lei oggi ha fatto un torto ad una persona che la stava portando qui, le ha fatto un torto al direttore Sabatini. Adesso le chiedo, visto che ha parlato di errori della sua squadra, sente di dire che la Salernitana avrebbe meritato il pareggio e che c'è qualche errore di cui oggi la società si sta lamentando? Lei onestamente, visto che è una persona obiettiva, no? Lei ha giocato al calcio e quindi le chiedo che cosa ha da dire su questo risultato. No, allora, io sono una persona obiettiva, ma mi faccio gli affari miei, nel senso io guardo gli errori che faccio io, che fa la mia squadra, li analizzo, non sarebbe corretto parlare, e neanche ce li ho ben chiari in mente gli errori che può aver fatto la Salernitana. Se è ultima qualcosa avranno sbagliato, ma non è compito mio analizzarlo. L'arbitro? Ha fatto errori oggi l'arbitro? No, guardi, io la partita la voglio rivedere prima di ricommentarla, anche dal punto di vista degli episodi. Non mi è sembrato che ci fossero degli errori, mi è sembrata una gestione abbastanza tranquilla, e quindi no, pensavo nello sviluppo della creazione della Salernitana, scusi. Chiaramente noi abbiamo visto un fallo su Candreva, le chiedo solo se... Non l'ho visto, però io non ho visto neanche il fallo di rigore nostro e mi hanno detto che c'era, quindi io dalla panchina a volte qualcosa mi sfugge. Non vi dico che non ha sbagliato niente, magari lo rivedremo
e ci accorgeremo che forse qualcosa ha sbagliato. Dalla panchina mi è sembrato che abbia arbitrato veramente bene, tutto qui, poi dopo magari mi sbaglio, non ho rivisto niente. Grazie. Ciao Daniele, buonasera. Ciao. Senti, io volevo chiederti una cosa, a me quello che mi ha colpito, da quando sei arrivato, avrai rilasciato 3-4 interviste, ogni volta parli di velocità, velocità della trasmissione della palla, dobbiamo essere veloci perché altrimenti diventiamo prevedibili. Ecco, questa sera a me sembra la Roma abbastanza prevedibile, poi rivedrai la partita, i tuoi analisti lo diranno, c'è stato un momento, la mezz'ora del primo tempo, che la Roma aveva l'81% di possesso palla, che però era un possesso palla sterile. Ecco, da cosa dipende secondo te questo fatto? Dipende da me, forse da come trasmetto determinate idee. Le devo trasmettere meglio o devo cercare di toccare qualche altro tasto? 81% di possesso palla è un dato che se stai 0-0 e soprattutto se hai tirato forse una volta in porta con quel tiro di Lukaku è un dato che mi fa capire che dobbiamo lavorare un po' proprio sui concetti, sul fatto che noi con 81% di possesso palla non ci danno un punto in più se pareggiamo. E siccome siamo una squadra forte e potremo trovare parecchie squadre che verranno un pochino a chiudersi e a ripartire come ha fatto la Salernitana, è proprio la prima cosa che dobbiamo cambiare. La velocità nei passaggi obbliga gli avversari a scivolare in maniera più veloce e la velocità dei passaggi dopo li obbliga a riscivolare veloce, e se tu sei veloce prima o poi il buco lo trovi, se tu sei veloce prima o poi loro perdono equilibrio, è quello che dobbiamo fare. In questo squilibrio noi troveremo il buco per poi mettere in condizione i nostri giocatori di andare a tirare in porta. Questo non è stato fatto e vuol dire che lo devo allenare meglio tutto qui, perché poi i nostri giocatori la qualità ce l'hanno, quando hanno avuto un po' di spazio nel secondo tempo hanno creato l'occasione del 2-0 che è stata... Veramente il nostro telefono scotta, sono tantissimi telespettatori che vogliono intervenire e adesso prima del blocco pubblicitario ascoltiamo il nostro amico da casa. Ciao, buonasera, chi parla? Sono Giovanni. Ciao Giovanni, prego, buonasera. E niente, volevo dire, vedendo la partita di stasera, la Roma che si trova nella quinta posizione, vedendo la prestazione, gli errori, ha fatto tantissimi errori da Roma contro una squadra ultima in classifica, perché diciamolo bene, cioè, noi siamo proprio da dilettanti, una squadra di dilettanti, ogni domenica prendiamo calci di rigore con le mani, il pallone si gioca con i piedi, domenica scorsa Lovato, oggi Maggiore, cioè, e questo è tutto, cioè, Sosa aveva chiesto un centrale, un centrocampista e una punta. Se tenevamo Vilena e Piątek, secondo me a questo punto avevamo 5-6 punti in più. Cioè, alla fin fine ci ritroviamo con una... non ne parliamo, la difesa, c'è un Lovato che sei solo tu, cioè ti spaventi e butti il pallone fuori. Ma questi sono calciatori di Serie A, che giocano in una categoria, cioè, voglio dire io, cioè, ma dove vogliamo arrivare? Cioè, io, cioè, mi dispiace per quei 18.000 persone che stanno lì sopra, cioè, e noi da casa che non possiamo raggiungere lo stato, ma perché ci siamo scocciati tutti quanti? E purtroppo è così, vedere la squadra, cioè, non rinunciare. Giovanni, ti capiamo perfettamente, veramente anche questo punto che hai toccato, ovvero che anche i tifosi si sono stancati, quindi tante persone non stanno andando più allo stadio, è veramente deludente. Però noi torniamo dopo il blocco pubblicitario, mi raccomando, restate qui con noi. Offside, regia di Orlando Matarazzo e Gerardo Napoli che saluto, ben ritrovati, abbiamo già due telefonate in coda, mi raccomando 30 secondi e partiamo dal nostro primo amico. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Antonio da Salerno. Ciao Antonio, prego. Buonasera, niente, io voglio fare i complimenti a voi. Grazie. Ma complimenti di cuore sia al giornalista Scannapicci che seguo da tempo, ma anche all'altro collega che mi sfugge il nome, Carmine Quaglia. Caro signor Carmine Quaglia, anche a lei, perché veramente il tifoso della Salernitana è rimasto solo questo, cioè seguire voi. Ah, una società, no, ma è la verità, una società sempre, una società. Noi ti posso chiedere la cortesia di richiamarci tra pochissimo, perché abbiamo Filippo Inzaghi in conferenza stampa. Ci sentiamo tra poco?
a noi adesso rientreranno giocatori importanti, si chiuderà finalmente il mercato. Io sono sicuro che con questo spirito, questa voglia, con gli elementi che rientreranno, già quelli che abbiamo, che non abbiamo mai avuto purtroppo in questi mesi, ci siano le possibilità per farcela. Sì, ciao mister, vorrei entrare nel merito della partita. Ciao. Il buon primo tempo, in quel momento però mancava la qualità. Per l'ultima giocata spesso... Perché Castanos non dall'inizio? Parlare dopo è sempre semplice, però ieri era in discussione... Giocare. No, ieri era in discussione la titolarità di Castanos quando sì, abbiamo... Sì, ma non poteva giocare, Castanos non aveva 90 minuti, Castanos doveva rientrare questa partita. Avevi cui... detto che era in infatti dubbio, abbiamo, no, fatto abbiamo fatto bene a metterlo dopo, ha segnato, se no non l'avevamo dentro poi. Castanos era quello che doveva cambiare la partita, è stato fermo 4 settimane, l'abbiamo forzato la scorsa volta, sarebbe dovuto rientrare oggi in panchina, per cui è inutile adesso, penso che la squadra abbia fatto una grande partita eccezionale, per cui poi è chiaro che la qualità di Castanos sapevamo che ci dà... che ci fa la differenza, infatti quando è entrato ce l'ha data, però il primo tempo insomma potevamo fare gol, abbiamo avuto ripartenze importanti. Insomma, perché è uscito Basic, che stava giocando bene secondo me? Perché è entrato Martegani che aveva fatto molto bene ed era andato in panchina immeritatamente. Mister, buonasera. Quanto ha inciso questo lungo mercato su questo momento difficile della Salernitana, perché come giustamente dicevi le prestazioni ci sono, lo hai sempre detto, siamo sfortunati, però stasera hai giocato con due calciatori che praticamente hanno già le valigie e la testa altrove. No, ma intanto li ringrazio perché hanno dato disponibilità di esserci e... ma faccio fatica a commentare queste partite. Queste partite siamo andati oltre ogni previsione, sinceramente. Oggi, prima della partita, non l'ho detto, ma avevo poche speranze. Ho dovuto mettere insomma Pierozzi a fare il terzo, Ghiomber ha giocato e non doveva giocare perché non stava in piedi e ha stretto i denti, probabilmente ha un'ernia e dovrà fermarsi. Incerottati così pensavo non ci fosse partita, non l'ho detto alla squadra, invece la squadra mi ha stupito ancora una volta, ha fatto una partita straordinaria come l'ha fatta con la Juve, come l'ha fatta col Napoli, come l'ha fatta col Genoa, come l'ha fatta con l'Atalanta. Poi è vero, raccogliamo molto meno di quello che meritiamo, questo è un nostro difetto, però se ti manca il giocatore più forte che ha fatto 16-17 gol e non ce l'hai mai, è difficile per una squadra come la Salernitana avere una riserva all'altezza di un centravanti come Dia, nonostante i Comesi, i Simi abbiano dato tantissimo per disponibilità, voglia, però noi non ci lamentiamo, andiamo avanti, io penso che al completo con questo spirito, con questo modo di giocare possiamo farcela e dobbiamo crederci e dobbiamo farlo per il nostro presidente, per la nostra gente, perché a fine partita i loro applausi sono qualcosa di molto significativo secondo me. Ciao mister, buonasera, volevo chiederti, dopo la partita col Verona, la vittoria di Verona, si pensava finalmente alla svolta, poi le buone prestazioni successive, le 4 prestazioni successive non hanno portato punti. Adesso sì, verranno recuperati dei giocatori importanti, rientreranno da qui a breve anche quelli impegnati in Coppa d'Africa. Credi che ci possa essere il rischio di un contraccolpo psicologico in un gruppo che gioca bene ma raccoglie praticamente nulla? E come far credere a tutti, ambiente compreso, che questa squadra può ancora tentare di rimettersi in carreggiata per la salvezza, per evitare la retrocessione? Beh, intanto gli farò vedere quello che la gente ci ha tributato a fine partita. La gente non ti regala nulla, per cui se la gente ti applaude vuol dire che ha visto che la squadra ha dato il massimo. E gli farò vedere i 12 tiri a 2 contro una squadra come la Roma. Cosa devo fargli vedere? Gli farò vedere 2, forse non so dove è stato il secondo, probabilmente è stato alto. Chiaro che è un nostro demerito, perché se il nostro portiere in 2 partite in casa non fa una parata, dobbiamo vincere le partite. Però poi si vincono con l'ultimo passaggio fatto bene, con l'attacco della porta fatto in modo diverso, con il cross magari li miglioreremo, ci lavoreremo. Entrano giocatori con qualità alta che ci miglioreranno questo fattore, che non è che si migliora con gli allenamenti. Poi certi giocatori sono quelli e non averli è pesato. Però secondo me abbiamo adesso un'anima, abbiamo un'identità. E questi giocatori forti che entreranno su una squadra che sta andando a livello di prestazioni molto bene ci porteranno sicuramente qualche risultato in più, ne sono sicuro.
Buonasera mister, i giocatori forti che entreranno devono arrivare inevitabilmente sul mercato, adesso sono 72 ore in cui credo che lei si aspetti qualcosa di importante, vanno via due difensori, ne arriva uno, Boateng se ne va, di parlarne, che insomma è uno dei nomi già praticamente certi, e poi lei ha parlato di attacco della porta, probabilmente il solo di A che ha caratteristiche non esattamente da centravanti vecchio stampo potrebbe non bastare, perché abbiamo visto due giocatori assolutamente volenterosi ma che poi nel momento opportuno, e lei ne sa qualcosa, andavano anche un po' a nascondersi. Che cosa chiede a Walter Sabatini e che cosa si aspetta in termini di numeri, di ruolo in questi ultimi giorni di mercato? Grazie. Ma io fino ad oggi, guarda, mi sono concentrato su quello che dovevo preparare, perché mi piace, ho già detto l'altra volta, non mi piace gli allenatori che si lamentano per il mercato, perché è facile trovare alibi. Io ho cerco di fare il massimo con quelli che ho, so benissimo quello che vuole la società, il direttore, mi fido ciecamente di loro, so che so come me vogliono a tutti i costi salvare questa Salernitana, per cui adesso sarò un po' più tranquillo in questi 2 o 3 giorni, parleremo anche di più di mercato. Io ho chiuso veramente questa porta perché volevo cercare, nonostante le assenze, i giocatori che se ne andavano, volevo cercare di fare qualche punto in queste partite, l'avremmo meritato per prestazioni, non l'abbiamo ottenuto, analizzeremo quello che dobbiamo migliorare. Il Presidente ha fatto tanti sacrifici per questa Salernitana, non penso che non li voglia fare, e sono sicuro che mancano 16 partite e questa squadra al completo 7 le può vincere. Avremo tanti scontri diretti in casa, già dalla prossima avremo l'Empoli, andiamo a Torino a giocarcela, cioè con questo spirito, con qualche giocatore recuperato, io sono convinto che ce la facciamo. No, Boateng non so nulla, guarda, io sinceramente fino a pochi momenti della partita dovevo decidere chi far giocare, per cui non mi hanno ancora comunicato nulla. Se arriva Boateng è un giocatore molto forte che sicuramente ci può dare una mano, perché Fazio non so quante ne avrà, probabilmente 2 andranno via e sicuramente abbiamo bisogno in quel settore soprattutto. E abbiamo ascoltato le parole di Filippo Inzaghi, ma mi dicono dalla regia che abbiamo ancora delle telefonate da smaltire, ma prima andiamo da Filippo Notari, che è lì presente allo Stadio Arechi per le battute finali e per congedarlo, ovviamente. Ciao Filippo. Rieccoci Ilaria, chiaramente il piazzale dell'Arechi si è quasi totalmente svuotato, resta ancora qualche tifoso che ne sta approfittando per un panino post partita, però c'è stato un grande capannello, si sono creati capannelli, momenti di confronto, si parlava soprattutto di Pippo Inzaghi, tra favorevoli alla sua riconferma, a proseguire l'esperienza con lui, pochi in realtà, e contrari, in tanti sostengono che l'ultima arma da provare sia quella di uno scossone in panchina. Devo dire la verità, ho ascoltato con attenzione le parole di Inzaghi, alcuni passaggi mi sono sembrati fotocopia delle precedenti conferenze, e credo che emerga anche un altro aspetto, cioè non parlare dell'ingaggio ormai definito, ormai imminente di Boateng. Capisco che sono decisioni che spettano al direttore generale, al direttore sportivo, però mi sembra anche un po' un modo, perché si parla dei 2 calciatori che sono in uscita, non si parla di quelli in entrata, non vorrei che testimoniasse anche un po' una distanza di vedute tra quelle che sono le posizioni di Inzaghi e quelle che sono le posizioni della società. Per fortuna il mercato ormai volge al termine, ancora 3 giorni per la Salernitana e per Walter Sabatini per mettere in atto quella che comunque sarà una mini rivoluzione. Arriveranno almeno 4-5 giocatori, perché abbiamo detto di Boateng, ma anche alla luce delle notizie che ha dato Inzaghi in conferenza stampa, ossia dell'infortunio di Gyomber, dovrà arrivare un altro difensore. È imminente l'ingaggio del centrocampista Makengo dell'ex Udinese, e poi io credo che dovrà arrivare almeno qualcosa in attacco, quindi che saranno ore frenetiche per Walter Sabatini, da capire se in questo bailam di mercato rientrerà
anche il futuro di Pippo Inzaghi, che è riuscito a risollevare, secondo me, dal punto di vista atletico, la Salernitana. Ora è una squadra che corre, ora è una squadra che è in partita fino all'ultimo, però dal punto di vista mentale ci sono troppe amnesie, soprattutto in fase difensiva. Ancora una volta un rigore praticamente regalato, e vogliamo metterci sicuramente che Maggiore è stato leggermente sbilanciato, però sono errori che non si possono commettere, soprattutto in una partita così delicata. Dunque saremo a vedere quelle che saranno le decisioni della società. Walter Sabatini non era presente questa sera allo stadio Arechi, ci dicono, ci raccontano che fosse particolarmente attivo in questo rush finale di mercato. D'altronde dovranno essere ratificate tra entrate ed uscite quasi una decina di operazioni nel giro di pochissime ore. Dunque capiremo già a partire da domani se intenderà anche dare una sterzata con un eventuale cambio tecnico, oppure se si continuerà con Pippo Inzaghi, che io direi adesso sì, è in discussione, soprattutto per alcune scelte, in primis quella di non schierare dall'inizio Zanoli e poi il cambio di Basic, due nuovi acquisti che sono stati gestiti, a mio modesto avviso, male dal tecnico della Salernitana. Dallo stadio Arechi è tutto, io ringrazio Amato Di Sunno alla parte tecnica e vi auguro buon proseguimento. Grazie mille Filippo Notari, sempre puntuale nella tua disamina post partita lì al freddo all'Arechi. Chiedo soltanto alla regia di farmi sapere se abbiamo qualche telefonata ci sono, e quindi diamo voce al nostro primo, anzi a un altro nostro spettatore. Prego, buonasera, chi parla? Salve, buonasera, sono Enzo. Ciao Enzo, prego. Allora, niente, sarò brevissimo. Io penso che al di là degli errori tecnici, tattici, insomma, degli arbitri e quant'altro, abbiamo alzato bandiera bianca nel momento in cui siamo stati costretti a reintegrare un calciatore, ahimè, come Fini, che erano 3 o 4 anni che ormai è praticamente un ex calciatore. Quindi, detto questo, per me è stata proprio la ciliegina sulla torta. Quindi, oltre, cioè, è inutile parlare sicuramente gli arbitri, tutto quello che vogliamo, ma reintegrare, perché costretti, un calciatore come Fini, per me voglio dire, il calcio è finito. Enrico, buonasera, ciao e complimenti per la trasmissione. Ciao, ciao, grazie mille. Abbiamo anche un altro telespettatore, sempre 30 secondi, chi parla? È caduto, speriamo non si sia fatto male. Dalla disamina di Filippo, insomma, si parlava anche ad inizio puntata, Carmine, Enrico, di un eventuale esonero di Inzaghi, anche se a me sembra sempre tranquillo. Effettivamente tutte le conferenze stampa sembra un copia e incolla, sempre una stessa ripetizione. Immagino che anche da parte sua sia frustrante ripetersi continuamente. Sì, abbiamo aperto un po' il fronte legato alla guida tecnica, alla rosa, gli errori commessi. Secondo me nasce tutto in estate, abbiamo un po' spiegato lungo le settimane quello che è accaduto, e poi c'è anche il termine che abbiamo sentito più volte, indice legato a di liquidità, che sta ponendo un limite forte al mercato e regala gli ultimi 3 giorni di mercato, nemmeno, una Salernitana che si ritrova a chiudere delle operazioni, ma con quale prospettiva? Perché guardiamo un attimo la classifica. Certo, dalla regia immediatamente Orlando ce la farà vedere. Dare quel quid in più al calciatore che vuole raggiungere Salerno per vivere una salvezza che sta creando un po' le stesse condizioni di quando si è creato l'instant team con Nicola. Tra l'altro non abbiamo parlato, Nicola ora è un avversario e ha fatto 4 punti in 2 gare, ha fermato la Juventus e ha vinto contro Sai il quanti Monza. Ne ha fatti Inzaghi in 9? Questi. 4. Esatto. E questa è la certificazione del fallimento. Però del credo cambio. Che è la certificazione del fallimento. Sì, però l'Empoli si inventa Cerri dal Como e lo mette titolare in casa, anzi fuori a Torino contro la Juventus. Ma inventati un falso arriva nueve Zurkowski, stasera. Arriva Zurkowski dalla Serie B, dallo Spezia, lo ripropone, lo inserisce tripletta contro il Monza.
Io credo che anche in ottica societaria di mercato, sì, vogliamo parlare che oggi ha sbagliato i cambi, ne ha sbagliati altre volte, ma oggi con questa metodologia di lavoro aveva creato 3 occasioni per sbloccare il match, ma la Salernitana quest'anno non arriva a concludere e a chiudere il suo gioco. Scusami, ma io sono stufo di questa litania che ripete Inzaghi da non so quante dall'inizio del 2024, le 4 che sconfitte consecutive. No, no, nemmeno quella, perché quella è come dire... eufemistica. È una fantasia, probabilmente. Parlo delle prestazioni. Che cosa significa? Usciamo dal campo con delle le prestazioni non muovono la classifica. Le prestazioni sono fine a se stesse. Se dopo 4 partite stiamo a commentare la 4ª partita di quest'anno, adesso giustamente la regia ci mostra la classifica, la Salernitana è l'unica delle ultime che non ha fatto un punto nelle ultime 4 partite. Se non vinci con il Genoa dopo che sei passato in vantaggio manco al secondo minuto, se non vinci stasera con la Roma che nel primo tempo non è scesa in campo, ma quale partita vuoi vincere? Quali sono queste 7 famose partite che vuoi vincere? E si assottigliano sempre quelle che restano alla fine del campionato. Credo che la Rosa... Io non voglio essere disfattista, però lui stesso ha certificato il fallimento di questo organico nel momento in cui ha detto... Io ho fatto le nozze coi fichi secchi, no, addirittura mi aspettavo di fare peggio stasera. Ecco, ha detto. Ecco, è gravissimo, non immagina... che lo dice un allenatore. Ritiene che questa sia allora una squadra che non arriva. Ma allora dimettiti, se non ritieni che questo organico sia all'altezza, come giustamente abbiamo rimproverato Sosa per aver detto molto di meno, cioè che la squadra era scarsa. Stasera Inzaghi ha certificato che i vari Simi, Sambia, no, tutti quelli, che la squadra non avrebbe avuto la capacità, cioè, di pareggiare. Se fossi io il direttore sportivo o il presidente, interverrei e direi: ma scusa, però le promesse quali erano, forse? Ma quali promesse deve aver avuto Inzaghi? Non voglio dire che è venuto gratis ad allenare la Salernitana, dai. Chi gliela dava un'occasione del genere per ritornare nel giro che conta? E questa è la realtà dei fatti. Io non voglio essere catastrofista o duro, ma stasera sono arrabbiatissimo. La realtà è che gli errori sono stati commessi dall'estate e sono stati sottovalutati quando i risultati già delle amichevoli estive erano tremendamente da discussione e non venivano affrontate quelle tematiche. Dopo un Roma-Salernitana 2-2 si guardava al pareggio all'Olimpico e non alla squadra che non era stata definita per quello che deve essere il percorso con Paolo Sousa. Però abbiamo 2 amici che ci stanno attendendo, poi torno da voi, veramente tantissimi contenuti questa sera. Allora, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Raffaele. Ciao Raffaele. Guarda, mi trovo d'accordo con quello che ha detto Enrico, tranne per il discorso della cravatta, ma questo gusti personali. Giusto per drammatizzare. Non riesce neanche a sorridere, è talmente arrabbiato. Non ti piace perché è azzurra? Perché non ti piace, Raffaele? Azzurra. No, non mi piace. Ma stava bene con il nero. Vabbè, siamo drammatizzati. Guarda, che ti devo dire? Che se tu dici mezza parola con Inzaghi, subito ti chiamano che sei nemico della Salerno, della Serie. Uno ha fatto una critica, sa anche in altre squadre cosa ha fatto questo allenatore, e oggi veramente non mi è piaciuto come le altre volte. Vorrei capire, non mi piace tanto, ma Zanotti perché non gioca titolare? Castanos, che secondo me insieme a Candreva sono questa squadra. Castanos, per la verità, Raffaele l'ha chiarito addirittura prima dell'inizio della partita nell'intervista non che ha rilasciato a Dazon. Quindi su questo non lo possiamo solo attaccare. Zanoni Sambia, poi vorrei capire perché non si prende, al di là se adesso meno di A, un vero attaccante di Serie A. Perché sto sentendo tante cose. No, se rimane di A forse non lo prendiamo. No, ma non lo dobbiamo prendere. Poi l'incendio di liquidità ho sentito che vale anche per l'allenatore. Ma io vi saluto. Vabbè, grazie. E anche con Porto Serica. Ci ha salutato. Grazie, perché io ho la regia che mi parla qui, vedete? Quindi grazie mille, Raffaele. La questione allenatore diventa fondamentale in questo momento. Cioè,
abbiamo forse dimenticato, sembra stasera che lo però voglia attaccare solo io. Perché abbiamo io. Anche una grafica che è di Granatissimi ed è una domanda posta dal nostro Filippo Notari. Ti va di leggerla tu? Perché la io Salernitana non ho... cade alla Ricchi contro la Roma, come giudichi la prova dei Granata? Dicci la tua, i commenti saranno letti. Ah, ok, tu come la giudichi? Un voto, No. Ma la prestazione non conta. 5, tu? Sei assolutamente insufficiente. La prestazione non conta. Conta il fatto che per la quarta partita consecutiva hai fatto tutte gare in fotocopia, cioè perdi puntualmente, perdi sempre 2-1, perdi perché prendi due gol a partita, quindi è inconsistente la fase difensiva, a centrocampo non hai qualcuno filtro. Che detta i tempi o che fa filtro e in attacco non segni, non perché al di là di uscite infelici di qualche nostro telespettatore o meglio tifoso intercettato a fine partita, ma oggettivamente se sei stato costretto a riesumare un giocatore che neanche gratis se lo prendono nelle categorie inferiori, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Allora sicuramente non è colpa stasera in maniera determinante dell'arbitro, forse Inzaghi ha fatto meno stupidaggini di altre partite, sicuramente sul piano del carattere questa squadra si è dimostrata e della condizione atletica si è dimostrata viva, però il dato di fatto è che non hai qualità, che non hai giocatori, che non hai una consistenza tale da poter giustificare la presenza in un campionato come quello di Serie A. Ed è alla 22esima giornata, 22esima, lo ripeto, non mi stancherò di dirlo, sei a 5 punti dalle penultime e a 6 punti dalla salvezza. Io non so quante squadre si sono salvate e il campionato ti sta aspettando, perché i risultati di questo turno sono stati quasi tutti favorevoli, tranne forse l'imprevedibile pareggio dell'Empoli. Parliamo di uno sport che apprezziamo insieme, lo condividiamo, e poi abbiamo un altro amico che è il tennis, che assolutamente ieri credo che abbiamo tutti l'unico assistito sport che ho anche praticato, che abbiamo assistito alla finale, alla vittoria di Sinner, meno scarso che come commentatore televisivo da. Sicuramente Yannick Sinner aveva t'ho fatto cadere, non cadono solo le telefonate. Yannick Sinner aveva un limite forte nel suo match, erano le percentuali di prima di servizio, e anche in finale ha avuto i suoi problemi. La qualità della prima di servizio è migliorata. Sinner prima era costretto contro i top 10, ma forse a vincere due partite in una. Doveva avere una qualità superiore per cancellare quegli errori. Io credo che questa rosa della Salernitana abbia così poca qualità, purtroppo, che è costretta a sbattersi per 180 minuti per arrivare a compiere quello che è il passo decisivo per vincere una partita del genere. Quindi in questi tre giorni aggiunge qualità, c'è una speranza, altrimenti... aggiunge qualità sicuramente, no, torneranno però, Rico, anche abbiamo un altro amico, sì, però fammi finire questo concetto, scusami. Ok, vai. Sicuramente torneranno 5 potenziali titolari tra quelli che sono infortunati e quelli che sono impegnati in, perché anche questo lo dobbiamo dire, ma se la giustificazione del tecnico è io non ho mai avuto la rosa a disposizione, la cosa brutta è, che è un fatto oggettivo, certo, e quindi più di questo non mi potevate chiedere, allora ti potevi continuare a tenere a Paolo Sosa o ci vado io in panchina, perché se devo fare 4 partite, 0 punti, sono capace pure io di andare in panchina, no, tra l'altro, e ci vado gratis alla Salernitana. La cosa brutta è aver sentito quello che è stato il dettaglio sulla qualità della rosa e anche dire che bella prestazione abbiamo fatto, non la immaginavo possibile. Una prestazione eccezionale, addirittura, l'ha definita. No, ma soprattutto che non la immaginava possibile una prestazione alla pari della Roma, pur comprendendo questo dettaglio, ma è da un commentatore, non da un allenatore che sta guidando una squadra ha bocciato la sua squadra. L'ha bocciato. Ed è una tematica che apriamo, perché sinceramente se questa è la proiezione, è vero, con tante assenze, con difficoltà, con dei recuperi che ci saranno e con il mercato finale, però... insomma, non ritiene la Salernitana nella forma utile per ottenere la salvezza. Sul quale, come dire, per vedere il bicchiere mezzo pieno, coinvolgiamo anche gli amici da casa, è che nonostante tutto questo disastro che va avanti da 22 giornate di campionato e ancora prima, non voglio guardare, ecco, adesso su Open VAR, che sta facendo vedere? Gli episodi? Però io ti ho fatto finire, ecco, il concetto. No, scusami. Però dobbiamo andare dall'amico perché sta aspettando da parecchio. Abbiamo comunque...
solo, tra virgolette, 6 punti di distacco. Ah, ma per la salvezza basta iniziare a vincere. Questo il problema è che la Salernitana non abbiamo ancora un'opportunità. Con chi vinci? Perché domenica vai a Torino. Lo so. Col Torino, che ha vinto a Cagliari. Ma magari veramente la Salernitana potrà sorprenderci, chissà. Ne parliamo poi, anche perché poi è una certa... Anche le conferenze stampa o comunque le sconfitte avranno veramente delle gravi ripercussioni, perché adesso c'è ancora speranza, ma prima o poi ci sarà quella partita che diciamo che le speranze sono diminuite molto con gli ultimi risultati. Ok, dal 5% siamo passati al 3%, ma forse anche meno. Diamo la linea al nostro amico. Ciao, buonasera, chi parla? Pronto? 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 Chi parla? Pronto? Ilario, sono Carmine da Pastena. Ciao Carmine, sei arrabbiato? Sono tornato allo statico aereo, scappatici. Fa l'analisi completa però. Ma la colpa di chi è? Non può essere degli Inzaghi, non può essere dei giocatori. La colpa di chi è? Un presidente che in 2 anni e mezzo, ma quando lui è arrivato, ha salvato la salvezza. Scusami, fermati un attimo. Non lo fermerei mai. Orlando, abbassa per favore un attimo la voce. La provincia di suoi c'aveva. In 2 anni ha distrutto tutto. Oh, scusami Carmine, perché tu quando parti sei un treno che non si ferma, che si va a schiantare. Ma non lo recuperiamo più. Il discorso, la premessa è chiaro che è quella, perché se ci si trova, se ho detto che l'organico a disposizione non è all'altezza della situazione, non lo dico solo io, lo ha detto Paolo Sosa, e per averlo detto è sembrata lesa maestà, perché si era permesso di lavare i panni sporchi all'esterno e non in famiglia. È chiaro che è tutto a monte, di chi ha scelto innanzitutto quel direttore sportivo, ha confermato quel direttore sportivo e gli ha fatto fare i disastri che ci troviamo, perché se l'indice di liquidità è lontano, quello della Salernitana, dal minimo sindacale, è perché aprile. Sono stati fatti degli investimenti del cacchio, per usare un eufemismo. Carmine, prego, puoi rispondere. Pronto? Carmine, però devi abbassare... È caduto Carmine. Mi segue un'altra telefonata. Carmine. Un'altra telefonata. No, ma non sono Carmine io. Perdonatemi, dalla regia mi hanno detto di rispondere a Carmine. Chi parla? Siamo da Benevento, chiaro? Sono. Il nome lo dico dopo, va bene? Lo dico dopo. Chiaro? Sì, però devi ascoltarmi dalla cornetta del telefono e non dalla TV. Voglio abbassare. Io sono pronto. Prego, chi parla? L'ho detto, lo dico dopo. Vabbè, sono Bianchini, Benevento. Prego. Posso parlare? Niente, volevo dire, si parla tanto in trasmissione, si parla dei calciatori che non fanno il caso alla Salernitana, sentivo anche adesso, sentivo, ma se ne parla mai di Inzaghi? Se ne parla? Il telespettatore precedente ha detto l'esatto contrario, cioè che ce la prendevamo solo con Inzaghi. È chiaro, tu l'hai avuto a Benevento probabilmente. Indubbiamente. Quindi ricollego e diciamo subito, Inzaghi il secondo anno che abbiamo fatto lui la Serie A, dicevo le stesse parole, domenica vinciamo, abbiamo fatto ridere... Europa calcistica, stavamo a metà campionato, stavamo a metà classifica e forse in più di me. Ogni domenica la prossima, ce ne siamo usciti. Un Giacchini a Salerno lo vedrei bene per salvarsi. Non mi si parla in Italia a dire che la squadra, oppure Sosa, la squadra non è quella, la squadra ci sta, non deve vincere il campionato, la squadra, porca miseria, non deve vincere il campionato. Io Massimo Calcio da secoli, ho giocato a calcio, ho fatto l'arbitro e quindi posso permettermi di mezza parola. Sto dicendo anche da Beneventano, ovviamente mi dispiace. Grazie mille. Io ho da dire un attimo una cosa, ha del paradossale la puntata di questa sera, però perché? Perché tu sei troppo agitato e quindi hai trasmesso le tue energie. In generale c'è tanta rabbia. Esattamente. No, ma mi fanno...
mi fanno no, perché stasera addirittura... mi devo contenere. No, però non ce la teneva, non ce la teneva anche, con lo studio, era in generale. No, mica con te, avevo confuso anche la regia, quindi stasera io stavo cadendo. No, c'erano due Carmine al telefono e un Carmine qua, quindi... cioè, abbiamo avuto un attimo, un momento di sbandamento, però abbiamo un altro amico sì, al telefono. Però normalmente un cambio di allenatore deve portare uno scossone. Questo scossone, di fatto, se escludiamo la partita con la Lazio, Verona, eh. No, voglio escludere quella con la Lazio, okay. Diciamo del successivo ciclo. Paradossalmente il successo di Verona ha fatto più danni che vantaggi. Ovviamente è un paradosso quello che sto utilizzando, ma sta di fatto che quella partita ha probabilmente condizionato delle scelte che sicuramente Sabatini avrebbe fatto in un'altra allora, direzione. Allora, io vi volevo leggere e poi andiamo un attimo dal nostro amico da casa, perché abbiamo tanti commenti sulla pagina Facebook che adesso vi leggo. Paolo Sosa aveva ragione, se l'è svignata, che peccato, con tre o quattro calciatori buoni, specie in attacco, la squadra avuto 10 punti. L'hanno cacciato. E questo dice Fulvio senatore, però e giustamente dice un'inesattezza, come dice Enrico, l'hanno mandato via, non in è in che realtà se l'hanno mandato via, poi ed è ancora sotto contratto ai fini. Assolutamente. Può essere richiamato in qualsiasi momento. Poi proseguiamo non con l'altro amico Tony Astarita, con questa squadra meritiamo la Serie B, non è questione di allenatore, secondo me la squadra ha evidenti limiti che se non colmati ci porteranno diretti in B. Da tifosi ci crediamo sempre, ma si fa dura. Antonio Danna, richiamare subito Paolo Sosa. Mario Sini, per me è finita, non per la classifica, ma semplicemente perché prendiamo gol stupidi, mai che la sorte girasse bene, soprattutto senza attaccanti. Dove andiamo? Ma adesso chiedo un attimo alla regia se effettivamente abbiamo ancora il nostro amico in attesa al telefono. E allora accogliamolo. Ciao, buonasera, chi parla? Solo telefono. Solo telefono, abbiamo sono anche un Enrico. Abbiamo un Enrico on fire questa sera, quindi come vedete, a me dispiace poi interromperti ogni due, ma tu sei veramente arrabbiatissimo questa sera. Ma non sono arrabbiatissimo. Stasera nemmeno la mano di Carmine sulla giacca. Non ci ho provato. Non ci ho nemmeno provato. Ma in realtà, sei tu che in realtà hai cercato di fermarlo. Sì, quasi gli mette un placcaggio. La mano sulla bocca. Ma possiamo fare una cosa? Vediamo mi fai condurre la trasmissione? Ok, diamo un attimo il blocco pubblicitario, ci prendiamo questi due minuti, un attimo di pausa, noi facciamo respirare Enrico che si è fatto tutto rosso e poi torniamo qui per l'ultimo blocco. Il calore. Tornata in diretta, ho fatto un bel discorsetto ad Enrico, non so se poi ci sono riuscita perché è implacabile questa sera, veramente implacabile. È indomabile, hai ragione, è perfetto effettivamente, descrive meglio la situazione, però poiché siamo nel nostro ultimo blocco, prima di darci la buonanotte, con Carmine e poi anche bella con... Notte, ecco. Mamma mia. Insonne, tutti pensieri, immagino che sarà insonne per Enrico Scapatini. No, io spero che chi deve sia insonne per qualcuno. Gli vada il sonno. Tu che fai, dormirai? Di traverso. Però dormirai. No, non lo so, spero di riuscire a dormire. Sai. Sto troppo nervoso, ma sicuramente mi devo prendere una camomilla. Doppia. Però io vorrei invece andare a... Con la mela... Come si dice? Ma mi fai condurre stasera? Ma sei proprio, guarda, sei proprio discolo. Cioè, prima una telefonata, perché abbiamo un sacco di telefonate. Vedo l'Inzaghi buono e mi arrabbia ancora di più, che doveva venire lui a Salerno. Anche la squadra, credo che sia allora, diversa. Salutiamo il nostro ultimo amico che ci ha telefonato, perché poi chiudiamo il telefono e parliamo anche un po' di mercato e poi ci diamo una buonanotte. Buonasera, chi parla? Sono Alfonso da San Marzano. Ciao Alfonso, prego. Vorrei salutare a tutti quanti voi allo studio, sì. Il mio parere, secondo me, il presidente ha già deciso di portarci in Serie B. Perché io seguo la Serie A da 50 anni.
Grazie, grazie mille Alfonso. Voi siete speriamo d'accordo? Speriamo che si sbagli. Lapidario, ma a me dispiace che è stato dilapidato tutto quello che era stato costruito in buoni 18 mesi. Cioè la difficoltà con Davide... Ma Enrico si è girato verso di te. No, la difficoltà con Davide Nicola si era avvertita. Cambio in panchina, Paolo Sosa, immagino la prima parte della classifica quasi la raggiungi perché al netto di Parigi con le big. Cioè parliamo di una squadra che alla fine non è che ha avuto chissà quanta differenza. Non mi interrompere. A Carmine Guaia stasera. Sì, era giù. No, aspetta, ma... dopo ti do la parola. Concludo aggiungendo che anzi, me lo scrivo quello che francamente, bravo, ecco, se no ti dimentichi. Per carità, però voglio anche condividere con te questa riflessione. Sì. Immaginavi Enrico? No. Con a prescindere. Che già sai dove voglio arrivare probabilmente, che con Walter Sabatini il mercato della Salernitana era fermo al palo al 30 di gennaio. Ma se non gli metti a disposizione gli strumenti minimi. E quindi torniamo alla telefonata di Carmine da Passena che sostiene che la società... Posso aggiungere una cosa per concludere in certo, gloria? Adesso che me l'hai chiesto ti grazie. Dico di sì. Ecco, alzo la manina per dire una come cosa. Come a scuola. Vorrei chiedere, gradirei chiedere al presidente che cosa è successo dopo quella serata sul palco di Piazza della Concordia, credo che fossimo alla fine di maggio o alla fine di aprile, non mi ricordo, alla fine di maggio mi pare, sì, non me lo tengo scritto quindi non me lo ricordo. Okay. Ma volendo già dopo Salernitana-Atalanta. No, dopo quella manifestazione, quell'evento, quella festa, che cosa è successo? Perché dal giorno dopo non si è capito più nulla. Non si è capito più nulla. Però le attese legate, a Sabatini solo a crescere. Andiamo, scusami, sull'attualità. Perché è lì questo che è nato il male di tutta questa stagione. Le grandi aspettative, le grandi attese, la crescita, gli step successivi da fare con un signor allenatore, come l'ho definito anch'io, oltre che allenatore della squadra, allenatore della piazza come Paolo Sosa, cioè che dovevamo crescere, improvvisamente si è bloccato tutto. Su un questo... mercato che non ha avuto senso perché non si è capito niente, un ritiro dove c'era, ecco, adesso si lamenta a costo di essere impopolare. Ma perché, che doveva dire Paolo Sosa? Cosa volta ti tengo, giocatori tengo per il braccio, non serve. Però abbiamo criticato tutti l'operato di Morgan De Santis, ma a questo punto se il vincolo era l'indice di liquidità se l'indice era sei un po' bassino però. Il blocco ma sul so, mercato io sono altissimo, sono un metro e allora no. 83 l'algoritmo a questo punto Non mi far dire dove mettere l'algoritmo. No, però perché è stato applicato? Perché c'era probabilmente l'indice di liquidità che già in estate poneva dei limiti e quindi di idea si è andato sull'algoritmo centrando qualche obiettivo che invece non si è concretizzato. Questo dell'algoritmo è un passaggio successivo perché noi dimentichiamo quello che è stato l'aspetto che ha fatto andare a schiantarsi il mercato della Salernitana. La mancata cessione di Boulaye Dia, ce lo siamo detti sulla più quale volte, la Salernitana pensava di costruire l'intero mercato perché chissà chi ha fatto credere al presidente che Boulaye Dia valeva 50 milioni di euro. Non c'è stato uno che ha portato manco la metà, cioè che non nemmeno con la clausola se l'è comprato. In estate ci sono stati anche degli infortuni che hanno rallentato le idee di qualcuno, ad esempio in Premier, secondo me. E ad oggi, se resta, sei d'accordo che resta che non perché però deve restare o perché vuole restare, ma perché non ci sono offerte. Esatto. Non mi hai risposto però su Sabatini. Sabatini? No, te l'ho detto, ti ho risposto. Era immaginabile Sabatini così bloccato sul mercato? Così... No, ecco, diciamo in questo modo. Dall'instant team della prima versione Sabatini siamo passati all'immobilismo. Più legato di come mi vorresti tu e no, vorreste voi, diciamo, stasera. Io soprattutto. Quindi l'operazione di riportare Sabatini, che poi è bloccato sul mercato, a questo punto, cosa ha creato? Ah, certo. A meno che in 72 ore non riesci. Allora, se ce lo auguriamo, crede non più in 17, perché anche la partita di stasera e si è andata 16. A far benedire. In 16 partite fa quello che noi non siamo stati. Ce lo auguriamo. Capaci. Il doppio deve fare quasi, cioè almeno 7 per 3, 21, 21 punti, cioè quasi il doppio dei punti attuali. Li fa in 16 partite.
quando nelle precedenti 22 non ne abbiamo fatti 13. No, tra l'altro, siamo permettimi, Jerome Boateng... Allora credo anche che il ciuccio vola e che quindi stasera, domani mattina, stanotte... Enrico, Boateng era svincolato. Sabatini fa da i miracoli. Da molti mesi. Quindi lo si sta ragionando nella sessione invernale di calciomercato, ma era un calciatore che poteva stare a Serena ad allenarsi già da settimane, quindi tenerlo pronto già per il primo di febbraio, invece entrerà forse in ritmo partita in condizione a marzo-aprile. Io sinceramente sono stupito, ma non da Walter Sabatini, ma dall'immobilismo che si è venuto a creare da mesi e che sta portando la Salernitana a vivere. Però perché continuare? La domanda è per entrambi. Enrico, non mi rispondere da arrabbiato, vorrei una risposta come dire un po' più obiettiva, se ci riusciamo proprio obiettivo obiettiva, nel senso andiamola a sviscerare, perché nonostante tutte queste problematiche allora la società, l'allenatore Sabatini continuano invece con la stessa storia, ovvero ci salveremo, sono sicuro che ci salveremo. Buon viso a cattivo gioco. No, però aspetta, però c'è modo e modo di fare anche buon viso a cattivo gioco, perché stupidi non siamo, quindi la tiritena io credo la litania poi ha una fine. Sì, lo dicevamo poco fa, la classifica è tremenda, ma poche settimane fa l'Empoli era praticamente alla stessa posizione della Salernitana, 4 punti in 2 partite, ha l'opportunità della salvezza. Basta poco, ma dandosi però termini e anche l'obiettivo di allontanare tutta la confusione che comunque mi sa che regna, perché comunque parliamo di una squadra che anche nella sessione invernale di calciomercato è stata molto in balia delle onde. Sono entrati anche calciatori che praticamente non giocheranno più con la Salernitana. Sì. Ed è un problema. Ed è stata molto contestata e criticata questa gestione Scelta. Anche dal punto di vista comunicativo. Cioè tu fai trapelare a poche ore dalla partita, tra l'altro con la possibilità che poi si è concretizzata che uno dei due partisse titolare, davamo tutti per scontato forse più Lovato di Daniluk, alla fine entrambi impiegati stasera e di fatto già con la valigia pronta. No, e permettetemi, la cosa particolare, che noi stiamo criticando la qualità della difesa della Salernitana, bene, Daniluk giocherà in una squadra con il Salisburgo. Tornerà in patria nel progetto Red Bull che porta poi a Lipsia, e Lovato è stato chiesto da Juric al Torino perché l'ha avuto a Verona. Quindi parliamo della confusione che potrebbe anche portare questa rosa in futuro a livello individuale. Tanti calciatori giocheranno anche in grandissime squadre. Cioè il paradosso che sta vivendo la Salernitana nella sua confusione quest'anno è che probabilmente il parco atleti lo sta depaurando in modo clamoroso. Io sono molto stupito da quello che si è venuto a creare sin dall'estate, perché tutto passa per il connubio staff tecnico dirigenziale che è venuto a mancare e che è caduto all'improvviso. Ancora prima, ancora prima dell'estate, ti ho citato una data precisa, cioè Piazza della Concordia. Serata di Piazza della Concordia. I mali di questa stagione, lo ripeterò fino alla noia, possono pure cambiare canale, i nostri amici telespettatori se sono stufi di sentirmi, nascono da... dopo quella serata e poi non si è capito più niente, cioè non c'è stata più una logica e nell'ambiente anche stadio Arechi, Campovolpe, restyling, cosa si fa, cosa non si fa. Il campo secondo me è stato nascosto ed è un errore, perché nei mesi si è parlato poco di campo e si è arrivati poi alle prime gare casalinghe contro Frosinone, Udinese, punti da aggredire che la Salernitana ha perso, ritrovandosi poi con un gap clamoroso che sta vivendo. Ma noi siamo alla fine e quindi io vi voglio chiedere giusto cosa sta succedendo, la voce, perché hai rullato troppo. Pensi di avere ancora 20 anni, una forse? Una camomilla dopo. Ti devi preservare, Ecco qua, è bastato un po' un'alzatella di voce e subito mal di gola. Allora, vorrei... Poi prendo una caramellina. Esatto, vorrei le pagelle, però su tre giocatori di questa sera, ovviamente della Salernitana, e poi nel frattempo partiamo da Carmine. Enrico, pensa anche a un aforisma così da lasciare gli spettatori e i tifosi granata con queste battute finali. Vai Carmine.
Peggiori quelli che vuoi in realtà. Candreva è il migliore, assolutamente. Che non voto c'è diamo? Dubbio. Gli diamo anche un 7 nonostante la sconfitta. Però parliamo anche del fatto che è l'unico calciatore con concreta qualità e che la mette a disposizione. Perché poi ha giocato solo lui, giusto, sì, stasera? Poi, volendo, c'ha una per le chance sprecate, anche 4, 4 e mezzo, perché comunque le due ripartenze finalizzate a dovere da una freccia che lui ha nell'arco, ovvero la possibilità di colpire, sì. E poi torniamo sempre sul solito discorso, a me la linea del centrocampo lascia dubbi e non a caso Sabatini sta provando a portare Makengo, che con l'Udinese non è un realizzatore, non porta gol. Il terzo voto, è il terzo personaggio, il terzo quindi, voto, che può essere sia un giocatore, sia l'allenatore, sia... Giochiamola su Zanoli senza voto, peccato non vederlo in campo. Quindi mi scaglio anch'io contro Inzaghi. È stato un concordo, un moto perpetuo. No, no, dammi le tue un attimo tre pagelle. No, ma alla fine giriamo attorno agli stessi protagonisti. Ma cioè... tornando anche sulla guida tecnica, che è oggettivamente in difficoltà. Prima lo diceva il telespettatore da casa da Benevento ed è un dettaglio che anche la nostra Sonia Lantella ha toccato in Domenica Azzurra la scorsa settimana. L'abbiamo vissuto perché conducevo quelle puntate. Però addosso che avevo chiesto la testa di Inzaghi, o meglio, una domanda. Però non su è l'unica colpa. Tornando al discorso che toccava anche Sonia. Che non c'è stata neanche oggi. È un tecnico, Filippo Inzaghi, che quando si sente solo soffre molto. E credo che nelle conferenze stampa lo si noti ancora di più. Il vero dramma è che con tutte queste difficoltà, con gli infortuni, ma soprattutto la Coppa d'Africa, altro dettaglio che la Salernitana in estate non ha verificato. Cioè, sapeva benissimo che... Ha sottovalutato. Che... Sì, però non soltanto la Salernitana, è stato proprio tutto un problema di... No, però la Salernitana... Sapeva bene che Koulibaly col Mali, che addirittura Bron con la Tunisia, volendo... stiamo parlando di Cabral col Capoverde e parliamo anche soprattutto di Boulaye Dia con il Senegal, che tra l'altro poi è infortunato, quindi non ha partecipato. E quindi non ha neanche partecipato. Però, Enrico, visto che siamo alle battute finali, pensato alla Furisma... Facciamo passare la nottata. Eh no, però la devi dire come la direbbe Edoardo De Filippo. No, sta lottata. E con questa ultima citazione io vi ringrazio, grazie mille per il privilegio del vostro tempo, grazie Filippo Notari, grazie regia Orlando Matarazzo e Gerardo Napoli, grazie al nostro Enrico Furioso, Enrico Scapaticci. Ciao Ilaria, buonasera a tutti. E grazie a Carmine Quaglia. Buonasera, buona serata. Io vi auguro buonanotte e ci vediamo alla prossima buona serata. Alla prossima puntata. Ciao!